Nuova scuola, Campanini. Abbiamo 2-10 con loro. Difficile contenere l'emozione nell'anfiteatro del liceo scientifico Marconi a Pesaro, dove giovedì pomeriggio si è svolta la cerimonia dei diplomati. Un momento importante per gli studenti penalizzati da ormai 2 anni dalla didattica a distanza per via del Covid, eppure i ragazzi brillavano di luce, determinazione e audacia. Durante l'appuntamento organizzato dall'amministrazione comunale sono stati consegnati gli attestati di merito agli studenti che hanno conseguito il massimo dei voti al termine dell'anno scolastico 2020-2021. La cerimonia è stata divisa in 2 parti. In un primo momento è stata conferita la targa agli alunni delle scuole secondarie di primo grado, che hanno avuto 10 e 10 lode. Poi è toccato agli studenti delle superiori, che hanno ottenuto 100 e 100 lode. Applausi e commozione, accompagnati anche dalla Marconi Big Banda e ancora dalle letture di Giulia Tebaldi e Anna Chiara Palombo. Infine, ad ammagliare il pubblico di insegnanti, genitori e studenti, la preziosa lezione di Ivano Dionigi, latinista e accademico, già rettore dell'Università di Bologna, che si è soffermato sull'importanza della scuola e della cultura per il futuro del paese in questo momento di ripartenza. Per la cerimonia erano presenti tutte le autorità. Oltre al padrone di casa, Riccardo Rossini, preside del liceo scientifico Marconi, il sindaco Matteo Ricci, il prefetto Tommaso Ricciardi, l'assessore alla crescita del comune di Pesaro Giuliana Ceccarelli, il presidente del consiglio comunale Marco Perugini, il presidente della provincia Giuseppe Paolini e Giulio De Vivo, rappresentante dell'ufficio scolastico provinciale. 100 con lode. Splendida serata, direi che è stato un anno veramente difficile e questa è una degna conclusione. Non è stato semplice per loro, per le relazioni, per la didattica a distanza, i blocchi, tutto quello che volete, eppure hanno raggiunto uno splendido risultato. Complimenti a loro e complimenti anche alle loro famiglie che hanno tenuto duro. Questi ragazzi si meritano, dopo tutto quello che abbiamo passato, tutti, ma loro in particolare, perché la scuola è il momento culminante di ogni società e quindi la conoscenza, l'apprendimento, la relazione diventano dei momenti importanti di cui loro hanno dovuto fare meno in alcune circostanze. Quindi il 10, il 10 lode e il 100 e 100 lode poi dei ragazzi che verranno fra poco sono il premio più grosso per una città, la città che rende merito a tutto lo sforzo che hanno fatto per poter arrivare a questi risultati. Il Comune di Pesaro ha voluto celebrare questo sforzo grazie anche alla collaborazione del liceo scientifico Marconi, un'eccellenza per la città, i ragazzi delle scuole medie e delle scuole superiori che vogliamo celebrare perché si portino con sé un loro bagaglio importante, quello di uno sforzo, di un sacrificio importante che hanno fatto per tutti e un esempio che devono continuare ad essere anche con questo risultato. Una maratona! Una giornata indimenticabile. Siamo...